La pace interiore è un rifugio essenziale per la nostra salute mentale ed emotiva, come sottolineato dal Dalai Lama e da Rumi. E la ricerca della pace dovrebbe avvenire all'interno di noi stessi, come indicato da Lao Tzu. Questo video è un viaggio spirituale in cui condividiamo con te i 10 migliori segreti che ti aiuteranno a sbloccare la serenità interiore. Come in una guida, esploreremo insieme i segreti che ti porteranno a uno stato di profonda serenità. Sbloccare l'interno e scoprire questi segreti spirituali è fondamentale per raggiungere una mente tranquilla e abbracciare la virtù più elevata, la pace interiore. Buona visione. Segreto 1. Il primo segreto per raggiungere la pace interiore è la pratica della respirazione consapevole, che può diventare un ancoraggio verso la tranquillità. Prestare attenzione piena ad ogni respiro crea uno spazio di calma in cui possiamo sperimentare il momento presente. La pratica regolare della respirazione consapevole non solo collega il nostro cuore al presente, ma modula la risposta del sistema nervoso, riducendo lo stress e permettendo alla pace di invadere la mente e il corpo. Questa abitudine diventa essenziale nei momenti di tensione o stress. Tornare alla respirazione consapevole ci aiuta a mantenere la chiarezza mentale e ad evitare di rimanere intrappolati nei turbamenti della mente. La respirazione consapevole è il primo passo potente verso la pace interiore, perché crea uno spazio enorme per la calma e la serenità. Segreto 2. Il secondo segreto per raggiungere la pace interiore è la gratitudine quotidiana, che aiuta a cambiare prospettiva e ad apprezzare la bellezza nei dettagli della vita. Per coltivare la gratitudine ogni giorno, si può iniziare con semplici gesti, come ringraziare per il calore del sole o per l'aroma del caffè al mattino. Tenere un diario della gratitudine, annotando 3 cose per cui si è grati alla fine di ogni giornata, è un potente strumento che aiuta a riconoscere le benedizioni nella propria vita e a sviluppare una mentalità positiva. La gratitudine può essere una guida anche durante le difficoltà, poiché consente di trovare lezioni nel mezzo delle avversità. Segreto 3. Il terzo segreto per raggiungere la pace interiore è la connessione con la natura, che ha il potere di ripristinare la mente e l'anima. Per integrare questa connessione nella vita quotidiana, è consigliato prendersi qualche minuto al giorno per passeggiare in un parco, meditare in un giardino o contemplare il cielo stellato. Anche ascoltare il suono del vento o il canto degli uccelli all'alba può essere un gentile promemoria della nostra interconnessione con il mondo che ci circonda. Anche se non si può immergersi fisicamente nella natura, portare elementi naturali nello spazio vitale, come piante o suoni della natura, può avere un impatto positivo sul benessere. Segreto 4. Il quarto segreto per raggiungere la pace interiore è la pratica della meditazione guidata, che può essere svolta ovunque per trovare serenità nella propria mente. Si inizia visualizzando uno spazio tranquillo e poi ci si concentra sulla respirazione, immaginando ogni respiro come luce positiva che riempie il corpo. Durante la meditazione, l'obiettivo è di lasciare andare i pensieri intrusivi e di coltivare la consapevolezza, permettendo alla mente di connettersi con la sua essenza tranquilla. La meditazione guidata, se incorporata nella routine quotidiana, può diventare un faro di calma nel caos della vita. Questa pratica mostra che la pace interiore è sempre disponibile, pronta ad essere scoperta nel santuario della propria mente. Segreto 5. Il quinto segreto per raggiungere la pace interiore è liberarsi dal peso del passato. Accettare che il passato non può essere cambiato è fondamentale. Rifletti su ciò che hai imparato dalle esperienze passate. Praticare il perdono, sia verso altri che verso te stesso, è cruciale per lasciare andare il carico emotivo. Un rituale simbolico, come scrivere il tuo passato su un foglio e poi bruciarlo, può aiutare a simboleggiare il lasciare andare e il liberarsi dai legami del passato. Liberandoti dal passato, fai spazio per vivere appieno nel presente e per costruire un futuro senza i vincoli di ciò che è stato. Segreto 6. Il sesto segreto per raggiungere la pace interiore è coltivare la compassione, sia per se stessi che per le altre persone. La compassione si basa sulla comprensione, il perdono e l'amore, e rappresenta un dono prezioso per il cuore.
Inizia con l'autocompassione, accettando i tuoi errori e imparando da essi con gentilezza. Poi estendila verso altri, guardando oltre le azioni superficiali e cercando di comprendere la sofferenza nascosta dietro la rudezza e l'egoismo. La pratica della meditazione sulla gentilezza amorevole può essere potente, aiutandoti a espandere la gentilezza verso te stesso, i tuoi cari e anche verso coloro con cui potresti avere conflitti. Coltivare la compassione crea connessioni più profonde e significative con il mondo circostante e contribuisce alla creazione di un ambiente più amorevole e pacifico. Segreto 7. Il settimo segreto per raggiungere la pace interiore è vivere con intenzione. Questo implica prendere il controllo della propria vita e stabilire obiettivi significativi che portino a un senso di scopo. Vivere con intenzione richiede di coltivare un'attitudine positiva e proattiva di fronte alle sfide della vita, senza reagire impulsivamente. La pratica della consapevolezza è un alleato importante in questo percorso, perché consente di osservare i pensieri e le emozioni senza giudizio e di prendere decisioni allineate con i valori. Vivere con intenzione non implica una pianificazione eccessiva, ma piuttosto vivere in accordo con ciò che è veramente importante per se stessi. Ogni scelta consapevole compiuta avvicina sempre di più alla pace interiore. Segreto 8. L'ottavo segreto per raggiungere la pace interiore è praticare la generosità, che va al di là del dare cose materiali ed è un'espressione profonda di amore e compassione. La generosità può essere manifestata attraverso piccoli gesti quotidiani come un sorriso, una parola gentile o donando del tempo. Ricorda che abbracciare la mentalità dell'abbondanza e condividere ciò che si ha, indipendentemente dalla quantità, sono aspetti cruciali della generosità. È importante praticare anche la generosità verso se stessi, prendendosi cura del proprio benessere emotivo e concedendosi il riposo quando necessario. Liberandosi dalla brama di accumulare, si apre spazio per la gioia e la soddisfazione che derivano dal fare del bene al prossimo. La generosità, come affermato da Mahatma Gandhi, può portare a una connessione più profonda con se stessi e con le altre persone. Segreto 9. Il nono segreto per raggiungere la pace interiore è coltivare relazioni significative, poiché le connessioni umane arricchiscono le nostre vite. La qualità delle relazioni supera la quantità, quindi è importante dedicare tempo alle persone amate. La comunicazione aperta e onesta, unita alla comprensione e alla pazienza, favorisce la pace nelle relazioni. Riconoscere e apprezzare l'individualità degli altri, senza cercare di cambiarli, contribuisce a legami più sani. Infine, il perdono è essenziale per liberare il cuore e favorire la pace interiore, poiché le relazioni possono incontrare sfide. Segreto 10. Il decimo segreto per raggiungere la pace interiore è la pratica della resilienza, che implica affrontare gli ostacoli con flessibilità mentale ed emotiva. Non si tratta di soffocare le emozioni, ma di comprenderle e gestirle in modo sano. La resilienza implica vedere le sfide come opportunità di crescita e imparare a nutrire una mentalità ottimistica, concentrata sulle soluzioni anziché sui problemi. Anche durante i momenti difficili, la resilienza può aiutare a mantenere la prospettiva e apprezzare le sfide come parte del percorso di crescita. In definitiva, affrontare le avversità con coraggio e speranza può portare a una forza interiore inaspettata e ad un maggiore senso di saggezza. Questi segreti spirituali non sono solo concetti astratti, ma pratiche quotidiane che aiutano la nostra anima a coltivare la pace interiore in mezzo alla complessità della vita. Ti auguriamo di continuare il tuo viaggio verso la pace interiore con dedizione e compassione per te stesso e per chi ti circonda. Ti ringraziamo di cuore per aver visto questo prezioso video e per far parte di questa grande famiglia. Speriamo che questo contenuto porti vere benedizioni nella tua vita. Se ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale Dose Mentale per altri contenuti come questo. Ci vediamo nel prossimo video.